il maresciallo Alessio Bassetti è responsabile, o meglio ci dica lei qual è la sua funzione. Sono istruttore presso la sezione corsi del centro cinofili carabinieri e sto accompagnando la squadra cinagonistica dell'arma dei carabinieri in rappresentazione qua a questa fiera. Dove ha sede il gruppo cinofilo? Il centro carabinieri cinofili ha sede a Firenze ed ha tra le funzioni quelle tecniche, logistiche e addestrative delle unità cinofile che poi svolgeranno servizio operativo nei vari nuclei cinofili dislocati in tutte le regioni d'Italia. Quanti cani avete? I cani che abbiamo a disposizione sono al centro, sono circa 60 e sono tutti in addestramento perché le funzioni del centro sono prettamente formative dell'unità cinofila. Poi ai vari nuclei regionali, a seconda delle esigenze di servizio, hanno un numero di unità idonee a svolgere il loro impiego. Che razza di cani avete? I cani che utilizziamo sono cani di razza pastore tedesco perché più dotti e più versatili alle varie specializzazioni, che sono specializzazioni da ordine pubblico e polizia, cani specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti e cani specializzati nella ricerca di armi e materie esplodenti. Ultimamente, dopo anni di sperimentazione che hanno dato buon esito, sono stati introdotti esclusivamente per la ricerca di sostanze stupefacenti ed esplosivi anche i cani di razza Labrador, che hanno dimostrato una particolare attitudine al gioco e quindi sono più idonei a svolgere questo tipo di attività, cioè quello di ricerca. Ci vuole molta passione per fare il vostro lavoro. Ci vuole tanta passione perché se manca il rapporto tra il conduttore e il cane non si riesce sicuramente ad operare. Si deve creare un rapporto di fiducia, un rapporto quasi di amore tra l'uomo e il cane. Se manca quello si va poco avanti. Ma i cani soffrono? I cani non soffrono perché, come avete visto anche nella dimostrazione, è tutto basato sul gioco. Tra il cane e il conduttore c'è questo rapporto di amicizia, c'è questo rapporto che si concretizza col gioco. Al termine di un esercizio viene sempre elargito un gioco, una carezza, una manifestazione di affetto. Se no, se non ci fosse questo, il risultato finale sarebbe compromesso. Lei è giovane, ma quelli della mia età ricordano Rin Tin Tin, non mi sbaglio, era della stessa razza? Era della stessa razza. Cambiano i tempi, ma l'affetto e l'utilità che può dare un cane nel tempo non cambia assolutamente. Quando c'è passione, quando si riesce a concludere un addestramento in maniera ottimale, il risultato non cambia. Senta, ma qualche vostro cane recita anche? È attore? Ci sono cani attori, ma i nostri lavorano. La nostra funzione è quella di operare al servizio del paese, al servizio del cittadino. Ma i bambini, ho visto, i bambini vi sono molto affezionati. Il bambino e il cane hanno un rapporto che è quasi naturale. Il cane si può quasi descrivere come un bambino che ha bisogno di essere educato, un bambino che ha bisogno di affetto, un bambino che va cresciuto, un bambino col quale è necessario instaurare questo rapporto di fiducia. Senta, le faccio una domanda strana. Qui nel territorio di Galatina si sta parlando tanto del randagismo e di come affrontare il problema. Voi che siete dei tecnici, nel senso voi che avete a che fare con gli animali, avete qualche idea particolare o no? Il randagismo andrebbe evitato alla fonte, bisognerebbe che ci fosse più coscienza nel trattamento di un animale. Un animale, un cane, richiede tanto impegno, quindi è un impegno che bisognerebbe valutare prima di fare la scelta di prendere un cane. Quindi è l'unico modo è sempre lo stesso? L'unico modo sarebbe di volergli veramente bene e non abbandonare mai i cani. Voi gli volete bene ai vostri cani? Certamente, se no non riusciremo ad ottenere quello che avete visto. Ma i cani sono anche un po' soldati, ho visto. I cani sono addestrati. Il cane fa il suo lavoro sempre nel pensiero che alla fine c'è il gioco, c'è la sua ricompensa, c'è la sua manifestazione di affetto da parte del conduttore. Le faccio un'ultima domanda. Lei abbandonerebbe questo lavoro per un altro? Non avrei iniziato se avessi pensato di abbandonarlo. Bene, grazie, complimenti per il lavoro che fa. Grazie a voi, buongiorno.